Giambalaya, ciao a tutti ragazzi e ben ritrovati nel mio canale. Dopo un altro piccolo periodo di vacanza sono tornato con voi in Battlefield 3 Corsa in Operation Metro. Se mi vedrete uccidere noterete che non sono con il mio profilo ma quello di Ghost Santo 95. Comunque ucciderò tanti nemici. Sono qui quest'oggi per parlare di un po' la situazione che si verrà a creare a dicembre, cioè rivalità, lotte, PlayStation contro Xbox One, PlayStation 4 contro Xbox One, bla 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 bla. Però non abbiamo preso in considerazione una cosa, e cioè dalle mie parti si dice tra i due litiganti il terzo gode, mentre si raffronteranno Microsoft e Sony. D'altro canto, d'altra parte, i PC gamer se ne staranno lì belli comodi, spaparacchiati, che se la ridono nei confronti dei console gamer che scusate, devo spawnare, nei confronti dei console gamer che non sanno cosa fare, nel senso non sanno se comprare la console nuova, non sanno se ne valga la pena, se ci saranno problemi. Ecco, c'è un po' di titubanza e quindi non si è sicuri molto spesso di fare l'acquisto, e quindi si rimane un po' nel dubbio, si comprano giochi nuovi per console vecchie, quindi è un peccato perché magari si perde in fluidità, si perde in grafica. Io personalmente preferisco aspettare e prendere giochi per le console di nuova generazione, perché credo che sia giusto così, che ormai il vecchio abbia fatto il suo corso, ha avuto una lunga durata, e quindi wow, headshot, e quindi credo che sia venuto il momento anche di cambiare, di togliere la polvere da queste vecchie console. Il PC è sempre stato all'avanguardia perché perché con il fatto che si possono acquistare i pezzi ogni volta. Ragazzi, mi ha preso con il javelin perché il tipo c'aveva il mab sopra. Ragazzi, questa kill non la posso vedere su Battlefield. Dio buono, con lo javelin. Con lo javelin mi ha preso questo. Con lo javelin. Fai schifo, sei la merda fatta merda. Perché non gioco sto gioco più? Perché non gioco più sto gioco? Perché c'è la gente che mi acchiappa pure con lo javelin. Dio buono, bestia. Dio buono. Non è possibile che mi acchiappi con lo javelin su Battlefield 3. Cazzo, non è COD. Dio buono, Dio buono, Dio buono. Dio buono, lo schifo che fai. Fai schifo. Vabbè, questo col cecchino, presso un metro, giustamente, me lo merito. I PC gamer sono sempre avvantaggiati perché ogni anno possono cambiare la scheda grafica, possono migliorare sempre di più, mentre invece i console gamer appunto devono aspettare. In ogni cosa c'è il suo lato positivo e negativo, perché d'altro canto quelli, oddio, oddio, d'altro canto quelli, i PC gamer si perderanno un sacco di bellissime esclusive. Sappiamo che la Sony ne sa fare di meravigliosi. Ricordo un certo The Last of Us. E quindi ne vale la pena secondo me aspettare. Il PC è stato sempre una console che non ho gradito molto. Ovviamente un po' tutti abbiamo iniziato con il PC, perché prima non esistevano le console, cioè la PlayStation è venuta un po' più in là. Per quanto riguarda me, che sono del 95, ho sperimentato prima il PC, anche col fatto che non c'era bisogno molto spesso di comprare i giochi, se li poteva scaricare. Andri, perdonami se te sto a far ratio de merda. E i giochi si potevano scaricare gratuitamente senza bisogno di comprare il CD, eccetera eccetera. Torno a un classico dei classici, il PKP. Diciamo, ecco, che mentre Microsoft e
Sony si scannano, il PC gode, però goderemo noi quando toccheremo delle esclusive straordinarie come Infamous Second Son o non so quali altre esclusive, ragazzi, perché io personalmente ho prenotato Battlefield 4 e COD Ghost per PlayStation 4, non so se ve l'ho detto, e usciranno entrambi tutti e due il 3 dicembre per PlayStation 4, ovviamente l'ho presi. E quindi diciamo che è un'altra motivazione che rende scontrosa. Ragazzi, cosa stanno facendo questi? Il tipo va con il MAV, si posiziona vicino a un nemico, quell'altro di livello 100 con lo Javelin lo aggancia e uccide i nemici. Questi qua stanno facendo, penso, un video per Macchinima, una roba del genere. Xa Cloud sta facendo sta cazzata de merda, Dio buono, ma vi rendete conto come si diverte la gente? Vabbò. Vabbò. No. Oddio no. Non c'ho il bipode. Ho preso la la seconda ondata di PlayStation 4, perché la prima non è più disponibile da GameStop, quindi in teoria per Natale dovrei avere la console. Speriamo bene, anche perché me li voglio gustare questi giochi, me la voglio gustare la console. Anche se non avrò molto tempo, perché quest'anno farò il quinto anno, quindi bisogna impegnarsi, tutte queste cavolate qua. E quindi quest'anno GTA 5, Battlefield 4, poi usciranno PlayStation 4, Xbox One, Matematica 2, Inglese 4, Storia 5. Questo qua mi sta a dire che vuole le munizioni, ma che cazzo è? Ok, andiamo un po' all'attacco, giusto per non rendere la partita noiosa. Io ho fatto la mia scelta per quest'inverno. Spero che anche voi facciate quella giusta, quella che sia economica, ma allo stesso tempo Dio buono. Moro, Dio buono. SKS, maledetto stronzo. Ok, 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 ok. Prendiamo il bipode, va. Una bella coltellata, te la meritavi. Mi ero ridetto nel video passato che avrei fatto dei video facendo dei rati assurdi, una roba del genere, cioè proponendo solamente video belli, però in live, ragazzi, se ne possono fare ben poche. Per chi un po' è youtuber come me, può immaginarsi cosa vuol dire parlare e giocare decentemente. Ma tanto no, c'è il tipo con lo Javelin, cavolo, con il MAV, guarda, guarda, questo vola, vola col MAV, si posiziona sopra il nemico. E boom, vai con lo Javelin, morte grazie allo Javelin, perfetto. Oh, piazza, piazza, fa esplodere il C4, Dio buono. E andiamo. E andiamo. Attenzione, la carica è stata disinnescata. No, questo è un hacker, è un hacker. Dio buono, l'avete visto, l'ho registrata. L'ho registrata sta parte. Dai che fa la doppia, dai che fa la doppia. No, ragazzi, no. No. O qua non va la connessione, oppure a quello io ho sparato 2 milioni di colpi e non... Cioè, l'assist, l'assist. Ragazzi, andatevela a rivedere in slow motion. Ma quanti cazzo di colpi io ho? Se volete vedere un vostro video sul mio canale, fatemelo sapere, che registro. E un paio di gameplay mi potrebbero far utili. Mi potrebbero far utili. Come cazzo parlo? Mi potrebbero far comodo.
perché gioco poco e quindi di conseguenza non c'ho un cazzo di partita decente. Oh, questo è morto. Allora, bene. comunque se vuoi andare Perfetto, perfetto. Andri, ti ho sbloccato il pick up PM145. Ok. E vabbè, dopo. Vabbè, questo insomma, volevo dirvi più che altro questo, che ci sarà una grande sfida, secondo me. Però quelli del PC alla fine sappiano il culo perché esclusive, insomma, sono per PC, però. Tipo uno che ama One Piece, gioca su PC, non potrà mai giocarsi un titolo come One Piece. È un vero peccato. Dio buono. È un vero peccato. La Sony ci punta veramente tanto alle esclusive. Il fatto che è uscita prima sul commercio, si è presa un monopolio veramente grande. Adesso mi prenderò una cecchinata. Ok, arriva il tipo col MAV, già lo sento. Ah no. Highlander. No! Mamma mia, c'ho paura dei MAV adesso. C'ho paura dei MAV, ragazzi, su Battlefield 3. C'ho paura dei MAV perché mi arriva quello con lo javelin. Le mie fobie. Oddio, oddio, oddio. E niente di che, spero che voi abbiate passato una bella estate. Dio buono, Dio buono. Spero che voi abbiate passato una bella estate. Vi siete rilassati perché la scuola sta per incominciare a breve. Mi ha rianimato! Mi ha rianimato! Oddio! Mi ha rianimato! C'ho il nemico dietro! 4 a terra. C4 a terra, se ce la faccio sono un idolo! Se ce la faccio sono un idolo! E l'ho preso! No! No! Con lo javelin! Non mi puoi ammazzare con lo javelin! Fai schifo! Sei la merda! Ma ho ucciso con lo javelin! Avevo fatto un'uccisione figa, ma ho ucciso con lo javelin! Ho ucciso con lo javelin! Io te odio! Come fai a evitare un'uccisione da javelin? È come il proiettile The Wanted! Come fai a evitare il proiettile Wanted da Angelina Jolie 360 gradi trick shot? No scope! Wall bang! Allora, speriamo ragazzi che esplode sto cazzo di coso perché voglio mostrarvi la mia tecnica su Operation Metro. Su Operation Metro! Operation Metro! Yeah! Metro! Lasciare Battlefield 3 con Operation Metro è veramente qualcosa che non si può vedere. Però ok, andiamo nel buco. Tutti nel buco. 2-1 go. Andiamo tutti nel buco. Nel buco, nel buco. Andiamo tutti nel buco. Nel buco, nel buco. Andiamo tutti nel buco. Andiamo tutti nel buco! Nel buco! Munizioni! Guardate come me la campero! Come me la campero! Yeah! Come me la campero! Levati! Ragazzi, qua ci ho fatto 40-0, una roba del genere, mi sono fatto schifo. Dipende tutto dalla temerarietà degli avversari. Ma è bello, perché su Battlefield il camper è giustificato. Più o meno. Questi qua attirano l'attenzione. Che grandi. Non verranno mai nel buco. Hanno già visto due pallini. E gli avversari non mi sembrano scarsi.
purtroppo non giocheranno in casa, quindi col fatto dello Javelin giocheranno molto fanteria e ci faranno il culo. Attendiamo, li attendiamo. Aspettiamo che muore sti due cecchini. Un quarticello Yalla. d'ora di video. Un quarticello buono. Ok. Yalla, han, 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 Faccio una strage. Mamma mia, sto a fa schifo. Occhi aperti, ultimi Bella quattro, lì. cecchino nemico, passo. Bella lì. Non è più tra noi. العالم كله يا اخي لا ادمن عليك طيب سامح على طول صح ما تبغى Ok, non ho capito perché quelli là sono stati tutti ammazzati dall'amministratore, però la cosa mi puzza. Oddio, una bella tripla, ci sta, ci sta. Triple kill. Ricarico, ricarico veloce. Una bella tripla. E vai, ucciso dall'amministratore. Complimenti, bella cazzata, Dice. L'importante è avere i soldi. L'amministratore fa come cazzo gli pare. E andiamo. Qui si conclude il video, ragazzi. Fatemi sapere la vostra. Il video non è un granché, però è live. Vi siete pure beccati della gente che mi spara con un bellissimo Javelin attraverso un MAV. Le bellezze di questo videogioco non finiscono mai. Sono un po' come il rotolone di regina. E spero che il video sia stato di vostro gradimento. Mi rendo conto da solo che non è un granché, però ho puntato sulla simpatia, diciamo così, o forse sull'antica patagine di quello con lo Yamato vita. E un saluto da Ghost Alpha, Jambalaya. Ciao a Attenzione, tutti, l'obiettivo è stato ragazzi, e eliminato. Bangarang!